vuoi vederla in modo positivo? ogni volta che c'è un nuovo indie direct ci sono più chance di vedere Silksong rispetto allo scorso. Però boh, curioso di vedere cosa fanno vedere oggi. Speriamo ci sia qualche novità, qualche cosa che non ho ancora visto altrove. Guarderai l'annuncio di Batman? Sì, anche se sarò da solo probabilmente. Sono in hype, man. Batman e... ok, per Suicide Squad non tanto. Non mi piace la Suicide Squad. Però... hey, Batman. Cuphead 2 in esclusiva temporale su Switch. Ma in quel caso ci sarebbe da fare... ce l'ho ancora? Sì. Sarebbe da fare così, perché che cacchio... Phil, the fuck are you doing? God of War Collection su 3DS. Nah. Boh, è che magari ci sarà un gioco a cui dedicano più tempo degli altri. È per quello che dura 20 minuti. Perché è tipo 15 minuti e poi 5 minuti per un gioco solo. Però boh. Non ho nessuna prova per tutto ciò. Solo un'ipotesi. Mettono anche titoli fatti da Nintendo? Ma no! No! Sono giochi indie. Mm-mm. 20 minuti dedicati al nuovo gioco di Toby Fox. Nah. Hai Instagram? No. Fall Guys su Switch? È troppo presto. Hai visto Twitter dopo Pikmin 3 Deluxe? Cosa vuol dire hai visto Twitter? Non ho fatto uno streaming per Pikmin 3 Deluxe. Cosa avranno detto? Le solite cose. Cose sceme e cose legittime. Le cose sceme sono: ma ste port le odio! E le cose legittime sono: ma perché costa a prezzo pieno? Le porte hanno rubato la zuppa a mia zia. Oggi nessun ospite? Di che? No. Gli ospiti sono una cosa occasionale. Non so se ci saranno altri ospiti per il resto dell'F3, a parte magari Zero, per l'ultimo evento. Perché resta questo, magari altro di Nintendo, ma quelli li faccio da soli generalmente. Quello di DC, e sono l'unico fan di DC che conosco, quindi farlo da solo. Cos'altro rimane? Un altro di Ubisoft? Sì, ma non ad agosto, no? È un po' presto. Manca Aquilava? Ma non ho mai nemmeno parlato con Aquilava. Lo invito, cioè, a tu per tu, in audio. Lo invito agli streaming adesso. Con tutto il rispetto.
Cioè, se Ubisoft fa qualcosa sto mese è... È tardi. Siamo quasi alla fine del mese. Ospite plot twist Arlo. Sai che mi hanno detto che forse gli piace Origami King, ma non sono sicuro, non sono andato a confermare. Probabilmente no, però. Non so, man, ogni volta che... ogni volta che... ogni volta che respiro, esce su Twitter che uno sviluppatore di Ubisoft ha fatto le corna alla moglie. O non so cosa, ha abusato qualcuno sul posto di lavoro. Bisogna fare un po' di pulizia dentro Ubisoft. Tipo controllare la cronologia. Togliamo sto dubstep, va. Cioè, mi piace sta traccia. Mettiamo... Nah. Leak fasulli di Breath of the Wild 2. Non credo che il solito leak di Amazon della Limited Edition conti come leak fasullo. Cioè, anche se è solo un leak di un prezzo e forse di una data, quindi chi se frega. Andy o qualcuno, postate quel video hype responsibly. Una visione fa bene a tutti di quello. Andy avrà postato roba di come si chiama? Nick Minaj. Forse no, perché quello di Jabber è uguale di Link. Allora no, dai. Pure Jabber. Ma di Jabber mi fido, di Andy no. Anche se Jabber lo conosco da una frazione del tempo che conosco Andy. E Jerek. Voi avete aspettative, chat? Aspettative realistiche? Vuoi salutare il mio amico Antonio? Non so, io non saluto le persone quando mi dicono Lethal mi saluti. Però tu mi hai detto di salutare qualcun altro, che è qualcosa che non vedo spesso. Ciao Antonio, tanti auguri.
Se Antonio fosse una seconda personalità, è finita. Va bene, basta musica, prepariamoci. Qualsiasi cosa carina mi basterebbe. Questi sono desideri un po' generali, però. È come dire voglio qualcosa che mi piaccia. Cioè, finché sono, sai, speranze e non aspettative, che è una cosa diversa, trovo. Speranze tipo, hey, spero in questo. Aspettative, se non vengono rispettate, di solito c'è una reazione negativa dopo. E non è che voglio fare il paraculo a Nintendo, roba così. È giusto avere aspettative ogni tanto, ma nel caso degli indie direct, se ti aspetti più di qualche indie carino che magari ti piace, sbagli. Scusate il tuo impersonale, non smetterò mai di usarlo. Sono un debole. Lessicamente debole. Non si dice nemmeno. Sono troppo poco informato degli indie, per sfortuna. È quello il bello degli... Una delle cose belle degli indie che, boh, non è tanto bella per gli sviluppatori, ma, boh, è carina per noi, è che puoi scoprirne uno tutto a un tratto e, oh, shit, esce domani sta cosa che è la cosa che più volevo in tutta la mia vita e ho scoperto solo oggi. Però, boh. E hey Freedom? Voglio Bug Fables Sticker Star per vedere la reazione della gente. Ok. Una data di uscita definitiva per Way to the Woods. Ricordami qual è Way to the Woods. Curo. Io mi aspetto qualche vecchio Mario su Switch. Shadow, perché? Non oggi. Sono indie. Indie. L'ho messo nel titolo, no? Indie Direct. Quanto Silksong da 1 a 10? Guarda, normalmente le chance sarebbero a un 2. Gli do un 3 oggi perché dura tanto. Dura 20 minuti, che è un po' più del normale. Cervi. Oh, è quello dei cervi nella metropolitana, ok. Ho presente. Ma esce anche su Nintendo? Non era esclusiva Xbox e PC? Io mi aspetto Metroid Prime 4. Vabbè, adesso state facendo apposta. Fall Guys? No, è troppo presto. Se volete Fall Guys, il messaggio che vuol lanciare Sony è: se non avete un PC buono... Vabbè, serve un PC buono per Fall Guys? Non lo so. Se non avete un PC buono dovete prendere la Play. Non ricordo, su PlayStation Fall Guys è esclusivo PlayStation Plus o è solo gratis con PlayStation Plus? Occupa tipo un gigabyte? Sì, ma sai, un conto è quanto occupa, un conto è... Vabbè. L'hai già giocato? No, però... so com'è. Ho visto, tipo, complessivamente avrò visto tipo 5-6 ore di gameplay. Sono più curioso a vedere dove va a parare fra tipo un anno. Vedere dov'è, più che a giocarci personalmente. Però è un'idea carina. ...8 GB di RAM per giocarlo? Ehi, il mio portatile ha 8 GB, è di 5 anni fa. Ori 2 su Switch? Presto, mi sa. Ori 2 su Switch fra qualche mese, magari. È meno facile da scalare per lo Switch del primo, credo.
Manca un minuto. Freedom, ti piace Deadpool? E fra qualche mese magari mi faccio un fisso finalmente. Non sono sicuro. Perché alla fine sì, la PlayStation 4 l'ho comprata, ma non l'ho ancora usata, quindi non si sa mai. Magari ho la barriera mentale pure per quello. Ok. Ditemi come. Lo metto a metà per ora. Ditemi come l'audio quando inizia, eh? Come al solito. Peggy 16. Mi sembra buono. Come era il Peggy 16? Audio ok. Professor Utonium! Ah no, questo è quello. Ah, ok. Niente. Mi sembrava quel gioco per Wii U. Però era solo il logo. Ok. Tizio. Non l'ho. Ce l'ho presente questo, no? Non è il tizio che scappa dall'inferno? Non mi viene il titolo, ma ce l'ho presente. Hades? Hades. Ero mezzo convinto che già fosse su Switch, onestamente. Però vabbè. On behalf of our small team at Supergiant Games, I am really Sì, excited to perché announce that our Bastion roguelike dungeon crawler Hades is coming to Nintendo Switch. You play e as the cosa, immortal sono prince già of the su underworld, Switch. trying to escape hell. And each time you die, it's like coming home. You advance the story, get stronger, and gear up for your next Dico escape cosa è attempt. uno dei miei It's a giochi game you can preferiti. sink dozens of hours into, and if you've already done so on PC, you'll be able to transfer your progress to the Nintendo Switch version with cross saves. So, if you Crosssave? like the fast-paced Quello non action, è male per un rich gioco, atmosphere, and character-driven sai, non storytelling online. of our past titles like Bastion and Transistor, we think you'll find something to love in Hades. Hi everyone, and welcome to Indie World. I look forward at some games making their Ecco, way to l'inizio deve Nintendo darvi Switch. un'idea di cosa I'm aspettarvi. Mariko. And I'm Tyler. Sì, Hades And non è un now, brutto let's gioco, look però into the Greek è roba vecchia. mythology-inspired dungeon crawler, Hades, from Supergiant Games. In this game, you'll ally with members of the Greek pantheon, wield truly legendary weapons, and fight your way through the underworld as you attempt to escape the god of the dead. Unleash the fury of Olympus when Hades makes its console debut on Autunno. Nintendo Switch God, this parlano già di autumn. autunno adesso. Wow, Artico, are we back in the Anche 90s? questo l'ho già It's so visto. radical. With all of its groovy GIFs, animated mouse pointers, and amazingly useful toolbars, Hypnospace Outlaw is a Hypnospace portal Outlaw. back to the early days of the internet. You mean GIF, right? Scour the weirdest corners of the net, dodge computer viruses, and hunt down hackers and other virtual villains as you seek to crack Questo era passes carino, ho on the visto un po' di digital gameplay, street ricordo. of Hypnospace. You won't have to wait long to start cruising through cyberspace. Hypnospace Outlaw launches August 27th on Nintendo Switch. You can pre-order Bene. the game or download a demo of it from Una Nintendo demo? eShop later today. Oh, il gioco degli animali che muoiono, Spiritfarer. Uno squalo bipede. È la. È il direct delle opening anime per allungare il brodo.
No, Mufasa, no! Non di nuovo! Il suo gattino è immortale, almeno. Questo è il gioco di Beastars. Lascia perdere che Beastars è un po' andato col paese con l'ultima saga. In this cozy management game, make some lasting memories before you have to say a final farewell to those not long for this world. As the spirit fairer Stella, help the spirits of the dead make their way into the afterlife. Wonderful. By transporting them across the seas on your handcrafted ferry. Naturalmente si pesca. Customize your boat. C'è il tasto a braccia. Imaginative world, or just go wherever the wind takes you. While you may be transporting your spirit friends to the afterlife, it doesn't mean you can't have a little fun along the way. You'll be able to set sail very soon as Spiritfarer makes its maiden voyage on Nintendo Switch later today. Oh, nel corso di oggi? Ok. Ah, questo l'ho già visto, anche un clone di Animal Crossing. Non mi ricordo il titolo, ma... già visto. Sviluppato da una sola persona, mi pare. Vabbè, lo chiamo un clone di Animal Crossing, ma... se combatti pure, allora è un clone di Stardew Valley. Garden Story. Hi, I'm Pico Graham, the developer for Garden Story. One of my goals for Garden Story is to inspire community stewardship and che un inkling umano. Come together to help one another when times get tough. I hope players enjoy the world that I've created and perhaps learn to call it a home away from home. Hi, I'm Jenny from Roasted Games. Okay. We're proud to be working with Picogram to bring this game to life and super excited to announce Garden Story will be coming to Nintendo Switch, which means you'll Quando? Be able to hang with fruity friends both at home and on the go. The time is ripe, and there's a community to save in the wholesome action-adventure game Garden Story. While newly appointed Guardian Concord may only be a grape fresh off the vine, it's up to them to help rebuild their community and stave off the dangerous rot. Cultivate friendships, gather precious resources and restore Chat, chi di voi gioca ancora Animal Crossing? Grow, so everyone can enjoy the fruits of their labor. Non è una domanda passiva aggressiva, è solo una domanda. Sono curioso. Di chi ci giocava? Non c'è bisogno di che dite io non ci giocavo. Crash landed on an alien world. Santo cielo. Only way to go is down. E quel gioco Capcom? Dive into the depths of Subnautica's no. vast oceans to collect resources, okay. craft underwater structures, and uncover just what happened. Questo è vecchiotto anche, no? If you really want to delve deep, build your own submarine and discover the exotic flora and fauna that call this planet home. Just watch out for some of the more aggressive animals that may not take kindly to your expeditions. Ha tipo 4 anni, è dell'anno scorso. Ora chi credo? Oh! Un sequel? Perché sembra brutto, più brutto del prequel? Subnautica and Subnautica Below Zero will both launch on Nintendo Switch next year. Ok. Takeshi e Hiroshi. This animation style really is something, Ariko. As young game designer to be, che fa vedere il gioco. Non sarà così il gioco. Anche se sembra carino. Choose the monsters that Hiroshi faces on his quest and craft cool challenges. Guarda, è già meglio di Town Hero. Little Town Hero. Truly unforgettable adventure. Discover this heartwarming tale of brotherly bonding when Takeshi and Hiroshi launches on Nintendo Switch. Later today. Chi dei due morirà durante la storia? Mi sa di già visto anche questo.
Sì, di certo. Sì, questo l'ho già visto. Ma l'ho visto solo in un evento, però, questo. Quindi magari non lo conoscete voi. Puoi diventare un uccello. Sono super in. Raggi. Hi, I'm Shruti Ghosh, one of the co-founders. Spammavano in pubblicità su Facebook. Perché mi dici così? Adesso mi è sceso. To you about our very first title, Raji, an ancient epic. Raji is an action adventure game set in ancient India that dives deep into the rich tapestry of Indian culture. Mi sembra figo, potrebbe essere una versione indiana di Mulaka. All of us here at the studio have grown up hearing such wonderful Hindu tales of epic proportions, surrounded by architectural marvels and the vast diversity India has to offer. We hope cosa? Mulaka è un gioco su una cultura aborigena. Dove sei un tizio con una lancia che ottiene il favore di vari spiriti e poi può diventare degli animali. It's pretty cool. In this intense action adventure, mastering divine weapons such as the fearsome Sharanga bow and the three-pronged Trishula is vital to your survival. With the striking art based on ancient Pahari paintings and the medieval architecture of Rajasthan. Questo lo tengo a mente. Unlike any you've seen before. Polish your weapons and get ready to battle when Raji, an ancient epic, releases later today as a timed console exclusive on Nintendo Switch. Ma non ho tempo di giocarci. From decorating the rooms to attracting new non potevi uscire tipo l'anno prossimo. There's barely a dull moment in quaint manner. Bed and breakfast. Cos'è questo? As fresh-faced innkeeper. Bannato in Cina? Cosa? Io non lo vestirei il mio orso. Customize each room to your heart's content. Increase your establishment's reputation and watch as customers flood in to stay at your little slice of paradise. Did we mention Hank's a bear? Just be careful about what dwells deep within the forest as your business expands. You never know what secrets are hiding out there in the wilderness. Be among the first. Non il mio tipo di gioco, ma approvo l'orso. Launches on Nintendo Switch. È il gioco di parole. Console exclusive next year. Lace up your walking boots, Ariko. We're going on a hike. Explore questo sembra un gioco DS. Da come si vedono i pixel. A game all about going at your own pace. Whether you stick to the marked trails or go a wander in through the backcountry, there's plenty to discover as you take in the world around you. You can even find some treasure hidden off the beaten path. Make sure to say hi. Il pinguino di Disgaea gioca ad Animal Crossing. They're bound to lend you a helping hand. You can even go for a jaunt on the water, should the mood strike you. You'll be able to hit the trail very soon. Ma dove in Animal Crossing puoi volare e andare solo bar? Sì, lo so, scherzo. Oh, questo oggi. Cos'è questo? Carte inganni. Mi hai perso. No, però. Oh! Ok, sono interessato. Gioco su cui dove impari a barare con le carte. Card Shark. Ok. Oddio. Hello. My name is Nikolai Toshinsky. I am delighted to present to you Card Shark, a new game from. Aspetta, ha detto bonjour. Il suo nome è russo, ma viene dalla Spagna. Mi è già fottuto. Hai vinto. Dammi, ti do i miei soldi. Fucking Hisoka. The wild card of his genre
Our game will teach you real card tricks and manipulations. We are thrilled to bring Card Shark to the Nintendo Switch. Quello non era un trucco! Però vabbè, è affascinante come gioco, però, onestamente. As you move from the parlor to the king's table, build up your array of card tricks and use your ill-gotten gains to buy your way into some truly high-stakes games. Just make sure you don't get caught. Your fellow gamesters do not take kindly to cheaters. Card Shark will make its opening gambit on Nintendo Switch l'anno in prossimo. 2021. Ok. E questo è già skip. Attraversa la frontiera. No, grazie. No. Non ne ho bisogno. Equipaggiamento epico? Oh, devo averlo ora. Questo sembra un trailer da Facebook. Torchlight 3. Dove ce l'ho presente? Fame, glory and gear await in the land of Novestria, and it's up to you and fellow heroes of the frontier to go and find them. Set a century after the events of the no, previous abbiamo quasi finito ora che vedo. Torchlight 3 tasks you with delving into the foul dungeons of Alburn to take on powerful foes and collect more precious, precious treasure. For those who wish to flaunt their glittering hoard, you can build your own forts, where you can upgrade and show off your gear to the world. And animal lovers will be happy to know that pets make their return, complete with their own skill sets to assist you on your journey. Perché gli animali hanno la grafica migliore delle persone? Legend awaits when Torchlight 3 comes to Nintendo. Puoi avere un'alpaca, man. And when it does, adventurers on Nintendo Switch we'll get this exclusive oh, red fairy. Chi lo vuole? Chi lo vuole? I don't know about you, Tyler. Red fairy. I feel like I'm in an optical illusion. The Manifold Garden draws inspiration from physics-defying artworks to create some truly mind-bending puzzles where gravity is yours to manipulate. You'll need to change your perspective. Questa roba da Jonathan Blow non fa per me. Infinitely repeating structures. Don't worry about falling infinitely, though. Gravity will bring you right back. Ultimo gioco? Nah. Should you take a wrong turn? Probabilmente altri due giochi dopo questo. Soon. As Manifold Garden releases later today on Nintendo Switch. Tanti shadow drop almeno, dai. È Ori questo? Ah no, è non Ori. Bori. Borrow Knight. mi piace Borrow Knight. Questo gioco ora è Borrow Knight. Evergate. Hi, my name is Kent. I'm the director of Evergate. Kent. And I'm Cynthia. Potevi fare di più che togliere solo le corna, però. Project for the last 4 years. It is a dreamlike 2D puzzle platformer set in the afterlife, where you must guide a childlike spirit named Ki on a journey through life, death. Per favore, Hollow Knight. Non fanno Hollow Knight dopo questo. Sarebbe un insulto. New mechanic, the Soul Flame, that gives players an extraordinary flexibility in how they navigate the afterlife. While also giving an experience with heartfelt emotion that we hope will touch players with its innocence and humanity. Thank you to everyone who has supported us in making this dream a reality. We are extremely excited. Il gameplay sembra diverso però. Da Hollow Knight. Non ho giocato a Ori, quindi non so quanto è simile a Ori. Help Ki traverse the afterlife. È l'ultimo gioco questo, mi sa. Yet beautiful adventure from Stone Lantern Games. Nintendo non è Sony. Se finiscono con questo è divertentissimo.
use Key's powerful soul flame to slow down time and unleash the unexpected powers hidden within the mysterious crystals that dot the landscape. With clever use of the soul flame, unlock the power of multiple crystals to solve challenging puzzles. Experience this touching story about two kindred spirits when Evergate launches later today on Nintendo Switch. Yes! It's almost time for us to okay. wrap this up. Un paio di titoli, ok. Stavo per dire, Nintendo non è Sony, quindi non fa roba extra di solito, oltre il limite, però... Diamo un'occhiata. Yes! Haven! Ogni evento deve avere Haven! Ogni evento deve avere Haven! Going under. Che cos'è sta roba? The Red Lantern. Ah, ok, sì, questo ho sentito. Quello con i cani. Cani e orsi, you got me. Unrailed. Questo sembra Good Job. Più Minecraft. Nope. Ok, Inmost. She dreams elsewhere. Tre tizie goth affrontano l'universo. Ok. Ok, puzzle game, grindstone. Che è quel tizio con i baffi? Così incacchiato col puzzle. Goner 2. Chiudiamo con questo o c'è il gioco finale? Non credo, hanno detto un paio. E questi sono un paio. And that's our show. Okay. Thank you so much to all of them. Oh! Is that you, Tyler? Oh! Oh no, they're loose! Roll the trailer. Roll the trailer! Sequel o DLC? Ok, sembra lo stesso gioco. Oh, ah, copy! Messo il copy. Oh, cielo. Ok, niente di eccezionale allora, però... Due terribili occhi. Still cool. Oddio. Forse qualcosina l'hanno aggiunta però. Non ricordavo gli ombrelli in quella parte. Però buono, ci ho giocato una volta sola. Quindi. Gratuita il 23 settembre. E la versione fisica. Dai. Bullismo. Chiudiamo col bullismo. As always, it was a pleasure. By the way, we're hosting an indie sale over on Nintendo eShop on Nintendo Switch right now, including discounts on some of the games we showed in cool. this presentation. Make sure to check it out later today. On behalf of everyone at Nintendo, a big thank you to all of our non malvagio, dai, come indie direct. Who are hard at work bringing their labors of love to Nintendo Switch. And of course, thanks to all of you out there for tuning in. Until next time, happy gaming! Un po' di roba già vista, ma... Tanti shadow drop. Qualche sorpresa qui e là. Non mi posso lamentare. Vogliamo vedere cosa dice la chat? Perché non vado su Twitter. Cioè... La chat dice qualcosa. Buono indie direct. Non so se la chat di Nintendo Italia. That's it, no smash. Ah, Shiny Mewtwo, come on! Sei uno dei miei fan, cosa stai facendo? È solo per far... No, basta. Vergognati! No, vabbè, starò facendo apposta.
No, vabbè, voi cosa ne avete pensato, chat? 7, un solido 5 meno, 7, vabbè, non servono i numeri. È un tuo fan, ti stupisci. Vabbè, faceva apposta. Noia, carino, carino. Sufficiente, carino. Solido, carino, 7, carino. 7, 7 meno. 8 su 8. Beh, da uno che si chiama Sonic Joker non mi aspettavo altro. 7 su 10. Shrug. 6. Se ci fosse... quelli che dicono... perché boh, a me sembra un 8, onestamente. Anche se non mi piace dare i numeri. Ma... se ci fosse stato Silk Song e basta, che voto avreste dato? Tu ami dare i voti numerici alle persone. Finalmente su 10, 6 e mezzo, 12, 7, 7 e mezzo. Vabbè, io darei 8 perché è perfettamente in linea con le aspettative, onestamente. L'ho detto, c'era un... l'ho detto che c'erano un po' più di chance di Silk Song, che si è visto... si è visto circa. Vabbè, non ho molto altro da aggiungere. Non so se voglio fare il giretto su Twitter. Borrow Knight. Nah, non è che frega tanti dell'Indie Direct. Io vi saluto, chat. Grazie di essere venuti a guardarlo con me. E alla prossima, che sarà il 22? È il 22 la cosa della DC, mi pare.